nato per proteggere questa città. Ucciso in servizio, crivellato di colpi, un poliziotto di New York è pianto dalla moglie e dal piccolo figlio, che fatalmente ne prenderà il posto 19 anni dopo. Che è successo? Un giorno orribile. Il detective André Davis è accusato di essere uno sbirro dal grilletto facile, ma per lui la giustizia è una missione e il distintivo un tratto del suo DNA. Alla ricerca dei 30 kg di cocaina nascosti nella cella frigorifera in un ristorante, due spacciatori sorpresi da un controllo notturno reagiscono e lasciano a terra 8 morti. Sparano! Un poliziotto a terra! Come pensi di fare? Chiudiamo l'isola. Con l'approvazione del sindaco, Manhattan diventa un'isola e la caccia all'uomo può cominciare. 3 fiumi, chiudeteli. 4 tunnel, bloccateli. Fermate i treni, isolate le linee metro. E poi inondiamo l'isola di blu. Dexter, Luther, Boardwalk Empire, Il Trono di Spade sono le ultime serie TV alle quali ha collaborato il regista irlandese Brian Kirk. E sulla base di una sceneggiatura dall'impianto classico nella definizione dei personaggi, torna al lungometraggio confezionando un buon action thriller, scandito sul filo del tempo da mezzanotte all'alba, quando New York non può fare a meno per un minuto in più del suo centro nevralgico. Eri il più coraggioso, quello che vendica i poliziotti uccisi. Che sta succedendo? Mi serve la verità, nient'altro. Affiancato da una poliziotta della narcotici col volto struccato di Sienna Miller, la star della Marvel Chadwick Boseman si muove a suo agio tra le vie della Grande Mela, in auto e a piedi, durante inseguimenti adrenalinici e faccia a faccia con il crimine, che non sempre ha l'aspetto del fuorilegge sanguinario. Gli amanti del genere, complice un montaggio ben guidato, non resteranno delusi.